perché ovviamente, vabbè, come sapete, il presidente è assente e ha comunicato poco fa che per motivi personali sarà assente anche il consigliere Rappazzo. Quindi mi sa che possiamo iniziare. Il numero legale c'è, quindi possiamo procedere. Allora, iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, che è la lettura e approvazione verbali della seduta precedente. Quindi, la variazione al bilancio di previsione 2018 è la deliberazione della Corte dei Conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, numero 138-2018 PRSP del 3 maggio 2018, notificata il 7 giugno 2018, misure correttive da adottare in esecuzione della sopracitata deliberazione a tutela degli equilibri di bilancio e a garanzia della corretta gestione delle risorse comunali. Ci sono solo queste due, quindi possiamo procedere con i voti se non ci sono interventi. Ok. Approvate. Sì, aspetto se il sindaco mi passa. Sì, me la passi un attimo. Allora, il secondo punto è la variazione al bilancio di previsione 2018. Questa variazione, allora, la variazione viene fatta intanto per i cantieri di lavoro, per un importo, quindi per due nuove entrate nel bilancio 2018, quindi cantieri di lavoro per un importo di circa 58.000 euro e poi per sì, il Borgo dei okay, sì, che invece è di un importo complessivo di circa 127.000 euro. Il proponente è il sindaco, quindi sarà lui a relazionare. Come diceva il presidente, ecco, noi con questa versione del bilancio di fatti iscriviamo nel bilancio sia i cantieri di lavoro per un importo di 58.000 euro, abbiamo avuto assessore, sono due, assessore Roberto, sono due i cantieri di lavoro che giusto che abbiamo ricevuto e quindi dobbiamo introitarli in bilancio e poi introitiamo altre due chiamate che sono 100.000 euro relativi alla una premialità che l'ARS in occasione dell'ultima finanziaria ha portato nei confronti dei tre comuni siciliani che nell'ultimo quinquennio avevano vinto il titolo di Borgo dei Borghi. E poi 27.000 euro circa in quanto facente parte del circuito sempre dei borghi più belli d'Italia. E questo è un riconoscimento che per la prima volta viene elargito proprio a questo circuito dei borghi più belli d'Italia e quindi anche a Montalbano e Liconi in quanto borgo dei borghi, grazie anche all'attività promozionale che è stato fatto in questi anni. Secondo me è un riconoscimento importante che dà una boccata d'ossigeno a questi piccoli comuni e a quanti si sono spesi per la promozione e per far sì che si parlasse positivamente della Sicilia. In effetti tutto nasce, e io lo voglio dire, voglio ringraziare, intanto faccio un ringraziamento all'Assemblea Regionale Siciliana, stiamo facendo una lettera, l'ATS, i Borghi Verdi d'Italia in Sicilia, sta facendo una lettera di ringraziamento, ma anche i tre borghi siciliani che hanno avuto il titolo di Borgo dei Borghi, Gangi e Sambuca, per ringraziare l'Assemblea Regionale Siciliana di questo riconoscimento, un riconoscimento importante. Volevo anche ringraziare i firmatari dell'emendamento, non ricordo in questo momento l'onorevole Figuccia e sono stati altri, però io in modo particolare volevo anche ringraziare l'attuale sindaco di Messina, nonché l'onorevole De Luca, che si è fatto anche promotore di questo emendamento. Io mi trovo a Catania, mi pare c'è lì. No, in ospedale c'era anche il consigliere Ruggeri, parlavano delle città, dei paesi che avevano avuto
il riconoscimento di bandiera blu per le spiagge e, inserendomi in questo discorso, ho proposto di fare un riconoscimento anche per i borghi siciliani. Mi sono rivolto all'onorevole De Luca, il quale, insieme ad altri onorevoli, ha portato avanti questa iniziativa e di fatto è stato approvato dall'Assemblea regionale siciliana, e quindi questa sera possiamo onorarci di aver avuto questo contributo. Quindi li ringrazio e quindi propongo al Consiglio di approvare questa variazione di bilancio. Ci sono degli interventi, qualcuno vuole intervenire? Volevamo capire un po' come venivano spesi questi soldi, qualcosa in più sui cantieri di lavoro. Mi sembra che sia stata una presentazione un po' streminzita, delle somme che volevamo in qualche modo capire dove andavano a finire, solo questo. Sì, vi spiego subito. Allora, il decreto prevede che siano questa 127 mila euro che riguardano la promozione dei borghi, ecco, deve essere per l'attività promozionale dei borghi, attività culturale e promozionale. Anzi, io invito non solo i consiglieri gli assessori, l'assessore anche al ramo culturale e turistico, anche l'assessore in materia, ma anche i consiglieri comunali, anche di poter fare anche poter darci dei suggerimenti come poter utilizzare questi diciamo contributo elargito. In parte già anche la TS siciliana dei borghi per l'Italia in Sicilia stiamo facendo delle iniziative in comune a cui dobbiamo anche in qualche modo partecipare, ma chiaramente sono iniziative sull'ambito culturale, sull'ambito turistico e promozione del nostro territorio che dobbiamo in qualche modo portare avanti, e siamo ben lieti se ci sono idee che vengono, oltre che dai nostri assessori, ma anche da voi consiglieri, che sono consono un po' con l'attività promozionale del nostro paese, di essere ben accette. Quindi possiamo anche fare poi una conferenza, presidente, anche con i consiglieri, per poter in qualche modo fare un programma di utilizzare questi fondi. Possono essere anche utilizzati, come dice il decreto, intanto quelli che sono stati già impegnati in ambito culturale dal 30 aprile in poi, e inoltre mi pare che il 75% dei due capitoli, Borghi Poveri d'Italia e Borghi dei Borghi, entro il 31 dicembre, e una rimanenza del 25% anche nel 2019. Noi ci auguriamo che anche per il 2019 ci sia questo riconoscimento, e quindi potrebbe essere una boccata d'ossigeno per l'aspetto culturale e promozionale del nostro territorio. Quindi sarebbe opportuno. E relativamente a quanto riguarda i cantieri di servizio, vorrei che l'assessore. Guarda, i cantieri di lavoro sono stati appostati, parliamo di 28 mila euro per quanto riguarda scuole e uno per quanto riguarda strade, nei due capitoli di bilancio. L'idea è però, l'ufficio tecnico sta esaminando i conti, è di sistemare la scuola, di dare una sistemata alla scuola materna di Montalbano. È una sistemata la scuola materna di Santa Barbara, così copriamo Montalbano e Santa Barbara. Poi vorremmo fare un intervento a Santa Maria, cercare di sistemare la piazzetta fronte chiesa, perché determina dell'infiltrazione di acqua nei locali sottostanti che vengono utilizzati dai giovani di Santa Maria per fare delle riunioni. E un intervento su Braidi, su una strada che porta al frantoio, dove c'è un'attività economica in parte franata e quindi ci sono difficoltà per i mezzi di raggiungerla. Dipende dai conti, da quanto servirà per fare questi quattro lavori. In questo modo noi copriamo le tre frazioni e anche il centro. Quindi i cantieri di servizio verranno i cantieri di lavoro verranno aperti e poi possono accedere, i cittadini possono fare domande. Le domande sono già state fatte all'ufficio di collocamento, ci sono 21 domande dei montalbanesi, è chiaro che non sarà possibile prenderli tutti perché generalmente nei cantieri di lavoro ne serveranno 6, 7, 5, perché deve fare una proporzione fra il materiale che deve acquistare e gli operai che ti servono per fare i lavori, così funziona, quindi difficilmente tutti i 21 verranno assorbiti. Va bene. Quindi saranno lavori di riparazione, di pitturazione. No, per quanto riguarda le strade.
Per quanto riguarda le strade, noi prevediamo due interventi. Un intervento sulla piazzetta di Santa Maria fronte chiesa, con l'impermeabilizzazione e la sostituzione delle mattonelle. Ma questo dipende da quanto verrà a costare, stanno facendo io. L'ufficio tecnico deve fare i progetti. A Braide vorremmo realizzare una strada che porta a Pinnata, e in particolare perché lì c'è un'importante attività economica, forse l'unica di Braide, ma una delle poche, un frantoio, e la strada è fra... No, infatti abbiamo tentato di...
perde per chi. No, uno è telefono, 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 tel
ente beneficiario degli anni 2018 e o 2019, anche antecedentemente all'emanazione del presente decreto. Quindi se io avevo 10.000 euro, faccio un esempio, per il corteo impegnati, questi 10.000 euro li libero e li passo sugli altri capitoli. Ma perché hai 100.000 euro che sono entrati dall'altra parte? Non ci accavalliamo. Perfetto, ma dove è scritto? Scusate, ma dove è scusate, scritto? Scusate, una alla volta. Non abbiamo detto che si possono considerare solo gli impegni fatti dopo il 30 aprile, presepe vivente? No, no, 2018. Ma si riferisce al 2018, il 30 aprile 20 2017, quello precedente. Quello non avevo chiaramente mai impegnato, sono eventi ricordati sul 2018. È semplice, c'era un movimento di somme. No, è semplice, non è nato, non c'è scritto. Ma sarà, se tu, se vediamo i capitoli, saranno capitoli della promozione che vengono liberati. Per sì, ma se tu semplicemente vogliono dire che nel testo della proposta manca il riferimento al decreto, al 221 e al 224, con cui sono stati è stata introitata questa somma, praticamente questo importo. Altrimenti quello che è stato fatto è che avendo una disponibilità maggiore nel capitolo riferito alla promozione turistica, quindi manifestazioni eccetera, quanto era stato previsto, quei 40.000 euro circa che erano stati previsti per questo capitolo, sono stati spostati in altri capitoli, delle piccole somme in altri capitoli. Però effettivamente nel testo della proposta manca questo. Ma il punto è proprio questo, che non c'è un'eccedenza. Siamo andati a guardare nei capitoli, manifestazioni culturali e servizi turistici, qua risultano 3.000 euro, 2.200 euro sono stati già impegnati, peraltro. Spese promozioni turistica del borgo, 20.000 euro, già 4.000 e oltre sono stati impegnati, quindi queste cifre si usano per gli impegni o si usano per gli impegni già presi o si usano per questo storno. Se poi si fa riferimento a questi 127.000 euro, ben venga, ma qui non c'è scritto. Ma non c'è scritto, cioè noi cosa dobbiamo votare? Cioè in questo momento noi votiamo, scusa, solo un'altra cosa, in questo momento noi dobbiamo votare, dobbiamo praticamente dire ok, questi 2.000 euro si possono dare per usare, questi 2.000 euro per due cose completamente diverse, per quello che c'è scritto qui, poi per carità ci fidiamo, ma qui non c'è scritto. Dopodiché chiaramente il ragioniere Cotone questi 100.000 euro li andrà a posizionare nei vari capitoli dove oggi abbiamo tolto delle somme. Sarà un atto di giunta chiaro, aperto a tutti, sì, e si vedrà però tutta questa operazione. Dico, ma mi sembra semplice, ma io non voglio dire niente. No, per carità, il documento che state portando voi in Consiglio Comunale è un qualcosa che noi dobbiamo approvare. Dovevate scriverlo se era così semplice. 10.000 euro per il corteo. Ho capito, impegnati. In teoria, è oggi scritto dove? 10.000 euro li sposto sulle manutenzioni e 10.000 euro li prendo dal finanziamento di 100.000. Dove è scritto questa cosa qua? Sarà scritto, non lo so, il delibero manco l'ho letta. Noi l'abbiamo letta e non l'abbiamo trovata. Scusate, nell'allegato c'è l'oggetto del capitolo, mi pare che voi l'avete letto, e sono tutte dei capitoli che hanno dei titoli destinati alla promozione. Il decreto ci consentiva di utilizzare quelle risorse anche ove l'impegno fosse stato assunto in precedenza, quindi tutte quelle risorse che noi avevamo destinato in bilancio per la promozione le stiamo liberando e utilizzando per altre necessità, sostituendole con le somme che provengono dal decreto. Ma non era corretto nell'atto scrivere tutto questo noi citando il decreto? Noi approviamo delle cose diciamo scritte. Con l'atto si sono eliminate, tolte, destinate, stornate queste risorse. E secondo lei non andava scritto il decreto sull'introduzione? Avendo visto la variazione, faceva riferimento alla delibera delle variazioni di bilancio che era più completa, dove si faceva riferimento a questi due decreti, 224 e 221. Quindi data per scontata l'approvazione della variazione di bilancio, questa diventava una diretta conseguenza della precedente. Per noi non è completa la proposta, quindi diciamo non è una proposta che si può portare in Consiglio Comunale, perché per noi è incompleta in quanto non vengono citate, non è chiara questa proposta. Poi lo scopo l'abbiamo capito, abbiamo capito che è semplice il meccanismo, ma stiamo parlando di atti scritti che noi andiamo ad approvare.
Quindi, ripeto, di fronte a una cosa che non viene portata, magari si fa un copia e incolla e si fa la delibera, si fa la proposta successiva col copia e incolla, secondo me non è una cosa corretta. Si guardano, come ho sempre detto, se si cita la legge, se si citano gli allegati, si cita tutto, tutto ci deve essere nella proposta, perché noi dobbiamo essere nelle condizioni di poter valutare quello che ci viene proposto in Consiglio Comunale. Tutto qua, non è che stiamo cercando di osteggiare niente e nessuno, ci mancherebbe altro, anche perché lo storno viene fatto per delle motivazioni chiare che sono state lette, delle motivazioni che sono utili, quindi non vogliamo osteggiare questo tipo di storno, assolutamente no. Però voi capirete che se noi qua stavamo parlando di altre cose, ok, facciamo il club della grigliata mista, ok, parliamo del tipo di carne da mettere sulla grigliata, qua si parla di atti formali che devono essere approvati, quindi noi vogliamo che gli atti formali devono essere completi. Solo questo, stiamo chiedendo questa cosa qua. Poi che qualcuno si senta annoiato, si senta anche infastidito da questo, sono problemi suoi personali, noi chiediamo semplicemente questo. Qualcun altro vuole intervenire? Immagino comunque che, cioè io capisco quello che sta dicendo il consigliere Belfiore, effettivamente manca, ma penso che sia stato dato per scontato dal ragioniere, perché comunque si fa riferimento a delle variazioni, essendo il punto precedente una variazione di bilancio dovuta a delle due nuove entrate, quindi credo che si tratti, diciamo, di una svista tra virgolette, nulla di particolarmente grave. E sì, adesso interviene il consigliere De Francesco. Sì, comprendo insomma l'appunto del consigliere Pantano e del consigliere Belfiore, tuttavia, visto che si tratta di uno storno che consentirebbe di avere un respiro su delle voci importanti per il bilancio, piuttosto che rinviare ad altro consiglio comunale, io propongo un'integrazione, se fattibile, della proposta, citando gli articoli della delibera, se è possibile farlo. Io non so se si possa fare, segretaria, si può fare questa cosa, perché la proposta viene fatta dal tecnico. Credo che citando gli articoli di riferimento, citando praticamente che questo storno viene fatto, se è sufficiente, dico, visto che servono poi a chiarire la proposta, secondo me piuttosto, cioè, noi dovremmo modificare il testo, utile semplicemente citarli in due righe. Di fatto, cioè, ci sono dei decreti legge per cui citarli. Andando ad analizzare si comprende che poi verrà deliberato, consigliere, con il deliberato metterò un punto specifico per cui si dà atto che è lo storno. Ma un attimo solo, accendiamo il microfono della segretaria, perché altrimenti conseguenza della variazione di bilancio, ed esattamente si è operato in questi termini che abbiamo esposto in serata, in aderenza a quanto disposto dai decreti regionali. Se questo, per la diciamo, minoranza va bene, io faccio questa proposta, piuttosto che rinviare opera di osteggiare niente, solo grazie. Questo. Qualcun altro vuole intervenire? Allora, io vorrei fare solo una considerazione. Io rinnovo nuovamente, invito nuovamente la Giunta, visto l'amministrazione, appunto la Giunta ha visto questa nuova entrata nel bilancio e quindi un maggior respiro di quelli che sono degli ambiti importanti del nostro programma, qual è la promozione turistica, di attenzionare anche il prossimo anno, perché credo che queste somme possano essere utilizzate sia nel 2018 che nel 2019. 25% 2019. Quindi spero e invito appunto la Giunta a fare delle, se non le stesse, ma comunque delle modifiche simili come quelle fatte in quest'anno, cioè spostare quelli che sono delle somme presenti nei capitoli della promozione turistica ad altri ambiti, quali i servizi sociali in maniera particolare. È una cosa che mi preme dire, perché purtroppo c'è troppo poca disponibilità e ci sono delle esigenze in paese che a mio avviso non vengono dopo la promozione turistica. Non voglio
mettermi contro questa cosa, però voglio chiarirla perché ritengo che sia giusto attenzionare anche quest'ambito, e se il prossimo anno ci dovesse essere nuovamente la possibilità di tenere in considerazione questa cosa. Infatti, speriamo che questa premialità annuale, o meglio che è iniziata quest'anno, sia non solo di una premialità di quest'anno, ma sia una premialità annuale che ci possa permettere di direttamente di già sapere nella previsione dei bilanci di inserire questa somma. Quest'anno è stato la finanziaria è stata approvata il 30 aprile, ma la prossima finanziaria dovrebbe essere approvata entro la fine anno di quest'anno, quindi già noi a fine 2018 sappiamo se nel 2019 abbiamo già la somma già postata. Quindi no, io intendo dire, sono stata poco chiara, anzi mi scuso perché sono un po' emozionata, ammetto. E quindi è chiaro che però, posteremo nuove somme di più sui siccome questa, questo importo può essere utilizzato sia quest'anno che per un 25% comunque anche un altro anno, non sprechiamolo tra virgolette tutto entro il 2018, manteniamo qualcosa anche per il 2019 e cerchiamo di far girare appunto i capitoli del bilancio per andare a riempire altri buchi, altre mancanze, tutto qua. E se non ci sono altri interventi io procederei con la votazione. Sì. Concordo sul fatto che l'ambito sociale sia fondamentale, soprattutto in una piccola comunità dove insomma, l'attenzione da parte del comune deve essere molto alta. Si parla di buchi nell'ambito del servizio sociale, come ha detto il vicepresidente. Vorrei capire a cosa ci riferiamo e se effettivamente i servizi sociali sono in sofferenza e quali attività sono state fatte per cui vengono richieste nuove risorse, su cui ovviamente concordo. Concordo perfettamente. Magari se l'assessore Materia sì, infatti, vuole intervenire sul tema, ritengo capire. Che potrà rispondere meglio di me. Comunque faccio presente che per i servizi sociali, mi corregga se sbaglio, l'assessore, sono destinati circa 20.000 euro in un anno, quindi si risponde, cioè è la risposta alla domanda. 20.000 euro in un anno per i servizi sociali che comprendono parecchie... La domanda non è esattamente questa, al di là dell'ammontare che viene destinata ai servizi sociali, io voglio capire perché si dichiara di essere in sofferenza, perché si dice, si afferma che ci siano dei buchi, quindi vorrei capire se questi 20.000 euro sono stati spesi oppure c'è una marginalità su cui ancora operare. Fermo restando ovviamente che sono d'accordissimo sul fatto di destinare delle somme ai servizi sociali. Vabbè, immagino che sia più giusto che intervenga l'assessore a questo punto. No, un attimo solo, aveva chiesto prima la parola all'assessore. Chiusa, però. Questo è un argomento che esula. Va chiusa la votazione. Ah sì, possiamo votare, sì. Possiamo votare e poi interviene l'assessore. La maggioranza a favore, la minoranza, il gruppo di opposizione. Con l'integrazione. Sì, stiamo parlando dello storno. La rendiamo immediatamente esecutiva. Sì. No, io non volevo creare né un dibattito né fare, semplicemente invitare. Il ruolo del Consiglio è anche quello di avere un controllo e indirizzo alla Giunta, siccome io sono espresso, cioè in questi giorni io ho vissuto maggiormente il paese perché io purtroppo per motivi di lavoro vivo fuori. Quindi vivo qui durante l'inverno praticamente due giorni a settimana. In questo periodo ho potuto constatare che sicuramente ci sono delle mancanze. Questo non vuol dire che ritengo che non debbano essere destinate delle risorse alla promozione turistica. Ritengo che, visto che ce n'è stata data la possibilità, si possa attenzionare maggiormente un settore o più settori. Mi sono venuti in mente i servizi sociali, ma voglio dire, possiamo parlare anche delle manutenzioni, di non so, altri ambiti che possono essere
essere attenzionati comunque, maggiormente. Tutto qua. Come amministrazione ci impegniamo, avendo anche questo 25% in più per il 2019, perché noi possiamo spendere, di incontrare il 75% quest'anno, 25% lo scorso anno. Speriamo anche che oltre questi 25% che in più che possiamo quindi proporre in bilancio il prossimo anno, ci sia anche un ulteriore riconoscimento, ma che venga istituzionalizzato questo riconoscimento annuale, e quindi lo utilizzeremo solo perché sicuramente è più semplice ottenere dei finanziamenti o comunque avere delle entrate per l'ambito per quest'ambito. Comunque lascio la parola all'assessore Materia, che sicuramente potrà chiarire. Sì, allora, per quanto riguarda la sofferenza che precisava poco fa il vicepresidente, le somme ci sono, sì, sono 20.000 euro per gestire tutti i servizi che riguardano il sociale in un anno, e in questo ci sono 6.000 euro che vengono impegnati già per il servizio civile, con la misericordia, 2.500 euro sono impegnati perché facciamo parte del distretto e non possiamo farne a meno del distretto di 28 di Barcellona, che è una quota fissa che dobbiamo pagare, 3.000 euro vanno via per l'endocrinologo, e siamo già a 11.000. Quest'anno ho fatto la ludoteca con 5.000 euro, se non sbaglio, fino ad ora ce l'ha costata più del doppio. 4.500, e ovviamente questo qua ha richiesto grossi sacrifici per poterlo fare. Il resto resta nell'assistenza economica, quindi non si possono attivare anche altri progetti, altre cose. Queste sono cose di cui avevamo già parlato anche in fase di approvazione del bilancio nel mese di aprile, quindi i 20.000 euro effettivamente sono pochi, poi dobbiamo impegnare anche per fare il nuovo servizio civile, e sono altri 6.000 euro. Ma i buchi, abbiamo trovato i buchi qua. Infatti non mi sembra che ci siano dei buchi, insomma c'è ancora un margine da spendere. 16, 8 mesi sono passati, dico siamo nella seconda. Comunque non è questo il punto, dico. Visto che la coperta è corta, inviterei insomma gli organi competenti anche a rivolgersi a fonti esterne che non siano quelle della promozione o di altre voci di bilancio. È stato già fatto perché finisco l'intervento. Per esempio, il terzo settore è un ambito in cui si possono ricavare fondi utili. Io in passato mi sono trovata a presentare progetti finanziati con i fondi europei, i fondi di sviluppo regionale, POR, Sicilia, PON nazionali, e devo dire che si riescono a ricavare dei fondi che potrebbero essere utili per dare respiro ad un ambito che purtroppo ha poche risorse, ma visto che le risorse sono quelle, vanno spartite sui vari capitoli di spesa. Quindi è un invito che faccio, non voglio essere assolutamente polemica, so che viene fatto uno sforzo in questa direzione, però vi invito ad attenzionare i progetti del terzo settore che sono utilissimi per aiutarci in tal senso. Sono stati anche attenzionati, abbiamo partecipato anche a un bando con la segretaria, abbiamo fatto un lavoro enorme per presentare al ministero il bando, quindi non è che non attenzioniamo, che aspettiamo soltanto i soldi del bilancio, perché con quello sarebbe impossibile fare servizi. Si può controllare se si sente il consiglio, perché da fuori ci arrivano in registrazione. Sono uscito e si sentiva. Okay. Aspetta un attimo che ti dico. No, si sente, te lo dico già da qua, si sente. Posso? Sì, però scusate, a questo punto io passerei al quarto, dobbiamo concludere. Cioè potevamo inserire questo dibattito nell'ultimo punto. No, era attinente, allora interviene il consigliere Rotta. Sì. Era attinente al discorso. Solo per dire questo, dico, il servizio sociale ha una funzione principale, quello di individuare situazioni di difficoltà anche economica e dare un aiuto, è importante in un momento così difficile. Quindi dico, già avere due cantieri di lavoro che ci permetteranno di assumere 10-12 persone, e i cantieri di servizio un altro... Prima erano 5. 5, 10, ecco, sì, così. 10 persone.
Poi ci saranno i cantieri di servizio e non so quante altre persone verranno assunte, tutte montalbanesi, ma già stiamo attivando e stiamo seguendo altri due cantieri di lavoro riferiti agli enti di culto, dove vengono previsti una somma molto più importante, 128.000 euro. Avremo in settimana un incontro con la Curia, con l'ufficio tecnico della Curia, e questo ci permetterà di assumere altre persone di Montalbano. Quindi dico, concordo della necessità di implementare, eccetera, ma con questi cantieri di lavoro e di servizio e con gli ulteriori cantieri di lavoro riferiti agli enti di culto, io credo che potremmo dare una piccola boccata di ossigeno a quelle persone che effettivamente sono in difficoltà economica. Volevo dare un'informazione per il cantiere di servizio. Nello scorso consiglio avevamo parlato del discorso del reddito. La nostra mail ha avuto qualche effetto perché l'assessore ha risposto al funzionario e ha posto il limite di 2.000 euro. Cioè, non di 100. Anche se, non zero, anche se si ha un libretto, quello che è, anche il limite del 1.000. Solo che stiamo aspettando che venga scritto nel decreto. Lo pubblichi. E quindi si rifà la graduatoria. Pubblicheranno, voglio rifare. Si rifaranno le domande. Anche però stavo aspettando, abbiamo chiamato domani di prova col funzionario. Se segretario, c'è un'altra cosa, novità che mi è arrivata. Qual era ancora? No, sempre su questa cosa. Aspetta un attimo. Sì, è stato pubblicato. C'era proprio una nota che accoglieva. No, c'era qualcosa di ieri. Credo che lunedì la Barrese, l'assessore o il funzionario mi fa sapere tutto e poi inoltriamo il tutto. Era proprio su questa cosa, sui cantieri. Sì, sulla bozza di nota, perché ancora mancava la pubblicità, ma c'era era proprio... qualcosa imminente. Sì, comunque è in itine, sì, giusto per completare l'informazione, perché la volta ne avevamo parlato, scusate. Dico, se mi è possibile, visto che stiamo discutendo, volevo dire questo. Dico, è chiaro che per quanto riguarda il welfare, così si dice welfare. Okay. È chiaro che servono fondi, però abbiamo visto che ne avanzano, per cui io mirerei anche, visto che abbiamo questa disponibilità di soldi che avanzano non so come, sulla manutenzione, sulla sicurezza. Noi abbiamo parlato altre volte qua, la manutenzione che spesso l'ufficio tecnico si trova in difficoltà anche per tampare i buchi o altre cose. Sulla sicurezza abbiamo parlato di telecamere, abbiamo avuto dei... Infatti il mio intervento era riferito... Infatti le strade di campagna che... Voglio dire, le ruspe dell'Elsa vanno a Brighton e non vengono a Montalbano, stranamente. Dico, ci sono tante cose. Il campo di calcetto al buio, visto che vi avanzano soldi, noi avremo tante cose. Ma di soldi, per cui possiamo, come dire, incontrarci finalmente. Io penso che sia solo teoria, non ci sarà pratica. Passiamo all'ultimo punto: eventuali interrogazioni. Se ci sono interventi, comunicazioni o interrogazioni. Noi abbiamo presentato 10 giorni prima di questo consiglio, abbiamo presentato delle interrogazioni. Se non ce l'avete in consiglio, non lo so. Sì, le interrogazioni ce le abbiamo, okay. Però io risponderò risponderà, sì, il sindaco risponderà entro i termini per va bene, iscritto. Quindi non ne diamo lettura in consiglio comunale? Se lo volete leggere. Come preferite. Io ce l'ho qua, se volete io posso leggerlo. Sì, li leggiamo. Può leggere. Ce l'ho entrambi. Allora, il regolamento dice che si dovrebbe parlare in piedi. Vabbè, però, ormai... No, però sto più comodo, in piedi sto più comodo io veramente, scusate. Allora, noi abbiamo fatto questa interrogazione per quanto riguarda quella che era quella società col supporto esterno. Considerato la proposta in seno alla delibera 146 del 22/6/2018, per nulla esplicativa sull'incarico affidato alla ditta Scuola Gestione Servizi SRL, dove testualmente si afferma in modo generico di avvalersi di un supporto esterno con un incontro operativo presso la sede comunale, che nessuna relazione scritta è stata inserita agli atti dal Consiglio Comunale del 2 agosto con oggetto deliberazione della Corte dei Conti, eccetera, eccetera,
e poi il compenso che è stato dato a questa società di 1.586 euro approvato dall'area economico-finanziaria con copertura ai capitoli eccetera eccetera del corrente bilancio. Chiediamo che a fronte dell'impegno economico che l'amministrazione sia obbligata a corrispondere alla società Scuola Gestione di Servizi SRL venga prodotto all'interno Consiglio Comunale una relazione scritta e dettagliata sulle indicazioni che la stessa società ha messo in atto dopo l'incontro operativo presso la sede comunale, perché non è stata presentata niente in Consiglio Comunale. Secondo, chiediamo in subordine, nel caso in cui non venga prodotta tale documentazione, l'annullamento in autotutela della delibera e del compenso preventivato di 1.586 euro. Questa era una interrogazione. La seconda, invece, come oggetto, mancato controllo del regolamento di comodato gratuito Casa Ucchino. Visto la delibera 124, visto l'esposto 6465 del 9/8/2018, considerato l'assenza di richieste scritte di utilizzo per conto di terzi da parte del comodatario al comodante, considerata la non ottemperanza dell'articolo 1, comma D del regolamento approvato in Consiglio Comunale che testualmente prevede l'immobile dovrà essere utilizzato solo per scopi inerenti alle attività dell'associazione e il comodatario non potrà, senza il consenso del comodante, concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia essa a titolo gratuito che oneroso. E non c'era nessuna domanda in tal senso, perlomeno scritta. Chiedono di sapere come mai nessun controllo sia stato messo in atto dal Comune nonostante l'evidente e continua attività nei locali dell'immobile in oggetto, tale da costringere un privato cittadino a presentare esposto non solo all'ente comunale ma anche alla caserma dei Carabinieri sulla mancata osservanza del regolamento e sul disturbo della quiete pubblica. Sono cose che non possono passare inosservate. Chiedono i sottoscritti, anzi i sottoscritti si riservano di chiedere la revoca della concessione in comodato gratuito dei locali di Casocchino qualora si registrassero situazioni simili di non ottemperanza, come previsto l'articolo 3 dello stesso regolamento che recita: l'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare il contratto in qualsiasi momento per uso dell'immobile per finalità diverse da quelle pattuite. Io darò risposta nei termini previsti dal regolamento. Ci sono concluso. Altre comunicazioni? Io non di comunicazioni, prima di chiudere poi. Era soltanto un ringraziamento che volevo fare. Siamo al 27 agosto, proprio da qualche giorno abbiamo concluso i festeggiamenti dell'agosto montalbanese. Quindi volevo porre e volevo intanto rivolgere un ringraziamento all'assessore, all'assessore Prescimone per il lavoro. Abbiamo vissuto un po' con ansia questa preparazione dell'assessore, ma penso che sia andata bene. È stata più che di quantità, di qualità. Quindi ti volevo ringraziare. Ti volevo ringraziare, è stato un programma, mi pare che l'ultimo. La prossima volta scrivete qualcosa. Il concerto anche un l'abbiamo programmato, mi pare che la gente è stata. Stavo parlando, la gente è stata presente, il corso storico c'è una marea di gente. Il concerto dei concerto da te proposto e assistito è stato un bel concerto. Quindi ti ringrazio per le scelte fatte, ripeto, più che di quantità, di qualità. Anche ieri sera un bel l'opera dei pupi. Volevo ringraziare in modo particolare anche coloro che hanno permesso che tutto si realizzasse, facile parlare, ma la gente anche che, e gli operai del comune che sono stati a disposizione di giorno, di pomeriggio per sistemare il palco, spostare il palco quando c'è stata anche la sfilata, quindi per la disponibilità che penso che concordiate con me, di ringraziare apertamente tutti gli operai esterni del comune coordinati da Maurizio, l'ufficio tecnico e tutti gli impiegati comunali. Ora andremo a godere poi le feste delle due frazioni di Badia Santa Maria. Poi stasera, prima di lasciarci, vi faccio un invito. L'associazione Braidi in Fiore ha avuto un'iniziativa che è stata anche condivisa dall'amministrazione comunale, da me personalmente, quello di fare una festa a un suo figlio di Braidi, che è Roberto Arlotta. Roberto fa una festa.
posso? Io ti ringrazio Filippo. L'unica cosa che spero che non mi venga fatto l'augurio di altri 40 giorni come questo. Un anno con Ringrazio anche il presidente la Sara Bitognano, presidente donna, che tutte nostre, facciamo ancora gli auguri al Fabio Truglio che tra poco riterrà su di noi, e grazie a tutti per la vostra presenza. Ci auguriamo anche noi che non ci siano altri 40 anni con Roberto Arlocchi. Ma me lo auguro io soprattutto. Sì, anche la Corte dei Conti. A 100 anni? Ma no, no. Chiedono i braidesi, però. 100 anni. Ma per carità. Mandateci le ruspe dell'ESA, perché se... Sul programma, cosa dire? Sono d'accordo sulla qualità, però invito per il prossimo anno a iniziare a pubblicizzare da ora. La qualità va bene, però si deve, sono d'accordo sulla qualità, la sottoscrivo, che non è detto che si debbano riempire i teatri, o, però i paesi qui vicino 3 mesi fa hanno pubblicizzato, cioè è un evento pubblico, se non c'è il pubblico che sa, noi vedevamo persone vagare in piazza e cosa c'è stasera, non serve una grafica spettacolare, serve anche un foglietto, no, sono con i vari impegni. D'accordo su questo. Poi la qualità, lo spettacolo di Pupi è stato molto carino, il concerto, peccato il tempo, altrimenti sarebbe stato molto, un gruppo, sono dei musicisti bravissimi. Però cerchiamo di uscire con un programma a maggio, a giugno. Rivoluzionerebbe veramente il modo di... Ti rispondo, perché il nostro programma in realtà era pronto già a giugno quest'anno, perché ci avevo lavorato in anticipo. Purtroppo abbiamo avuto la comunicazione della Corte dei Conti, l'impossibilità di prendere impegni, abbiamo dovuto tagliare tutto fino al 10 di agosto, la mattina stessa in cui poi abbiamo preso la delibera in giunta, per cui il ritardo è stato questo. I soldi avete preventivato, penso la carta si può fare, ma i soldi non si potevano preventare, ma i soldi di spesa certo, della Corte dei Conti. Ma infatti c'erano altri eventi, non il programma scritto. Non potevate impegnare ma le spese. Ma io il programma come faccio a farlo se non so cosa ho in programma? E allora fino alla mattina facisto a Muccione, ma facisto non l'abbiamo fatto. Non è uscito scorsa. Fuori, ma le spese. Scusate, ma che cosa stiamo parlando? Non è così, perché noi abbiamo richieste preventive, abbiamo avuto delle proposte, abbiamo dovuto fare una selezione tra le proposte che sono arrivate proprio perché non sapevamo quanti soldi potevamo impegnare. Fino a quel giorno stesso abbiamo dovuto togliere degli altri eventi perché dovevamo riuscire a rientrare nei 20.000 euro che potevamo impegnare sul capitolo del castello, dell'incassato del castello, che era l'unico capitolo da cui si potevano prendere soldi. Dico, perché erano soldi che erano stati introitati, sì. Per cui quando io vado a fare una delibera di giunta il 10 di agosto e ho altri 14 giorni di festa, praticamente non ho neanche il tempo di andare a stampare i volantini. Detto questo, forse potevamo fare anche un programma scritto da noi al computer, stampato e distribuito nei locali, nei bar, non ci abbiamo pensato. Il prossimo anno comunque speriamo di uscire prima, spero che non ci siano altri. Non tiriamo fuori la Corte dei Conti per il programma che non è uscito fuori. Cioè, no, la Corte dei Conti... non perché il programma non è uscito fuori, perché io magari fino a quel giorno non sapevo se dovevo togliere ancora delle cose dal programma. Come faccio a stampare un programma che non è certo? È un programma che non anche lì. Però dico le spese le avete impegnate, questo voglio dire, sono uscite prima, è uscita quando prima la delibera con l'impegno di spese e non è uscito il programma. Certo, perché se io non faccio l'impegno non di spesa, come faccio a fare un programma? Prima devo una impegnare volta le che somme avete fatto, e poi lo stampo. Una volta avete fatto questo impegno di spesa, quindi se lei mi parla di Corte dei Conti, è qua che deve entrare la Corte dei Conti, nell'impegno di spesa, non tanto nell'elaborazione di un programma scritto di quello che deve essere le manifestazioni di quel giorno. Ripeto che noi avevamo più eventi in programma, però se abbiamo dovuto tagliarli non li potevo mettere per iscritto e poi non farli. Ovviamente avremmo dovuto fare dopo l'impegno di il mio intervento era legato ad un'altra cosa. Circa un mese fa il nostro gruppo si è fatto veicolo di quasi 500 firme che i cittadini ci hanno consegnato per depositarle qui al comune e per fare una richiesta, ossia di ritornare a ripristinare i 200 metri cubi di acqua gratuita. Passato un mese i cittadini ci chiedono, siccome la risposta non dipende da noi, vorremmo sapere la conclusione della nostra richiesta. Vi daremo una risposta ufficiale. Va bene.
interventi. Allora, possiamo concludere qua la seduta. Pure per questo lo possiamo usare.